Bella a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video, benvenuti nel canale di Queen e King Better and Perfect. Quest'oggi sono King e siamo in un nuovo video di Dragon Ball Legends, in particolare su un nuovo showcase di un personaggio che all'inizio video vi ho fatto vedere che ho pullato finalmente. Oggi non è uscito il solito video appunto Ultra Space Time, ticket garantito, sparking, della prima sparking. Mi pare forse, non ricordo se avevo fatto uscire quello quando pullai C13 nella Ultra Space Time 15. Comunque sì, ho pullato questo bestione qui, Full Power Bojack, che veramente mi trovo da Dio ragazzi a giocarlo, nonostante non abbia un movie team fortissimo anche in ability bonus, però rende molto bene. Lo gioco con Zangia, se si dice così, i due Bojack, lo gioco i primi due incontri, diciamo perché poi mi ha trovato anche i bot, poi lo vedrete, vedrete tutti gli scontri. E niente, stavo dicendo, e niente, poi lo gioco con, sempre ovviamente, Bojack Full Power, Broly. Full Power e C13, per me questi tre sono i tre bestioni più forti, ma sono cazzutissimi insieme, cioè sono cazzutissimi. Scusate, mi piacciono veramente tanto. Anche questo tiro qua è bellissimo da giocare. Comunque vi dicevo, Bojack, che mi trovo benissimo. Non vado a fare l'analisi perché l'ho già fatta. Appunto, che cavolo sto dicendo pure io? Sì, l'ho già fatta assieme a Gohan che non ho ancora pullato. Si spera e si spera di trovarlo non come Goku che alla fine non l'abbiamo trovato. Ormai Goku è una sfiga così. Sì, ho trovato Goku GT per carità nel Legend Rising, però comunque sono contentissimo. Poi cioè, potete vedere i miei Chrono Crystals quanto sono scarsi, se si può dire così. Ne ho solo 131 perché ho tentato di fare tante singole anche nel banner. Non potete immaginare di Legends Return, appunto, dove c'è Vegito. Io vorrei tanto Gotenks di Vegito. Non è che me ne freghi tanto, anche perché ce l'ho già. Io voglio Goten Super Saiyan 3 per completare la Team Fusion. Poi hanno rimesso, hanno riaggiunto, ragazzi, la novità di quest'oggi, che a parte il Master Pack 3, hanno riaggiunto l'evento di Vegito. Infatti, ragazzi, Vegito l'ho portato a 5 stelle perché mi ero fermato a 4, non avevo tanta voglia quando uscì l'evento. E niente, vi lascio allo showcase, ragazzi. Vi lascio allo showcase di Bojack, che secondo me è, non si può dire niente, un personaggio con la carta verde lancia il nemico, praticamente il nemico non può doggiare, non può usare il Vanishing Step, diciamo, e tu puoi fare tutto quello che vuoi. Allora, di Blast è fenomenale, è proprio fenomenale, proprio, fa dei critics fuori dal normale, secondo me, cioè è sgravatissimo. Secondo me, è proprio come me lo aspettavo, io l'attendevo da tanto, uno dei personaggi di Dragon Ball Legends che attendevo da tanto, appunto, con It, Vegito, i Super Saiyan Blue e così via. Poi io vorrei anche pullare Whis, appunto, nella Legends. Comunque, adesso vi lascio allo showcase, poi Bojack, cosa succede? Se tu, per dire, comunque lo vedrete. Hai in team un personaggio che in campo switchi con Bojack. Bojack praticamente spinge l'alleato contro il nemico e gli fa questa specie di gigantic blaster tipo. E il nemico potrebbe doggiare, però dipende dai casi. Perché se voi siete veloci a fare qualsiasi strike, blast o super attack, lo fate fuori. Cioè, è fenomenale. Io concordo, io preferisco Bojack a Gohan. Gohan è anche lui una bella bestia, però Bojack ha quelle carte in più, secondo me. Appunto, a me di movie mi mancherebbe quel Goku lì verde che potrebbe essere una bella cosa, ma anche così è un buon team movie.
Io dunque vi lascio lo showcase veramente stavolta, ragazzi. Mettete mi piace, non mi piace, fatemi sapere la vostra nei commenti. E alla prossima, ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi, devo modificare i nuovi team. Bella!
cosa? Prima cosa che in aiutami. この俺の力は無限大だ。